Ma ciao a tutti, che si racconta in questa giornata piovosa o soleggiata, come volete. Oggi andremo a vedere delle costruzioni sorprendenti, specialmente ponti che vi lasceranno senza parole. E rimanete fino alla numero 1 per scoprire un segreto assurdo che non vi farà dormire la notte. Oppure sì, magari manco ve ne frega qualcosa di questi ponti. Ma se siete sempre persone curiose che vogliono poter conoscere il mondo anche solo stando seduti su una sedia, allora tenete gli occhi aperti e sbattete le palpebre pochissime volte. E ovviamente se siete passati dal canale Telegram ufficiale di sconti completamente seduraiati, cominciamo! Numero 10, il ponte del Trift. È uno dei più pericolosi al mondo e si trova precisamente nel canton Berna, nei pressi del ghiacciaio del Trift, vicino a Gadmen, insomma in Svizzera, così è più facile da capire. È stato costruito nel 2004 e come potete vedere è davvero molto pericoloso. Basta una semplice folata di vento a farlo diventare un'altalena, trasformandosi così in una bella sfida per coloro che vogliono attraversarlo. È stato messo a posto con buone misure di sicurezza per impedire incidenti, nonostante ciò rimane comunque un pochino pericoloso. È diventato un'attrazione turistica. Anche perché attraversare questo ponte spesso lascia senza fiato. Oltre all'adrenalina c'è anche la vista spettacolare che consente scatti meravigliosi. È considerato uno dei ponti sospesi pedonali più lunghi e alti delle Alpi, con una lunghezza di 170 metri ed un'altezza di 100 metri. Alla numero 9 abbiamo l'incredibile Eshima Ohashi Bridge. Come avrete capito dallo stranissimo nome, poteva essere solo dei giapponesi. Infatti collega Matsue nella prefettura di Shimane e Sakai Minato, spero di averlo detto giusto, nella prefettura di Tottori sul lago Nakaomi. È stato costruito dal 1997 al 2004 ed è il più grande ponte a telaio rigido del Giappone, terzo mondialmente ed è famoso su internet per via della sua inusuale forma e pendenza da montagne russe. È davvero pericoloso andarci con qualcosa che non sia un'auto, ma non impossibile. L'importante è non rimanere bloccati nel traffico, proprio nei punti con la pendenza, altrimenti si rischia di passare una brutta giornata con il mal di testa. In realtà però sembra che le immagini scattate da lontano facciano sembrare questo ponte più storto di ciò che sembri davvero. A detta da chi l'ha costruito è perfettamente in regola e sicuro. Sembra abbia sostituito un vecchio ponte che si alzava per far passare le navi e che creava spesso un traffico disumano a causa di ciò, anche se non sono sicurissimo. Per la posizione numero 8 che non piace mai a nessuno, eccoci al Dragon Bridge. È un ponte sul fiume Han a Da Nang, in Vietnam. È veramente un bel posto, vi consiglio di andarci. La costruzione del ponte è iniziata dal 19 luglio 2009 e è stato costruito prendendo ad esempio la forma di un drago. E ogni notte alle 9 a quanto pare dovrebbe pure sparare del fuoco, o forse ogni weekend. In qualunque caso è una meta turistica molto ambita e spesso e volentieri alcuni bloccano pure il traffico per fotografarlo, cosa che ovviamente non dovrete fare. Ma è stupendo da vedere, ogni notte si accendono delle luci che cambiano colore. È lungo più di 660 metri ed è costato circa 80 milioni di euro. E anche mantenerlo sembra abbia un bel costo, ma ne vale la pena visto tutte le persone che attira. E fermiamoci un attimo. Piuttosto che i soliti quiz, ho deciso di cominciare a fare qualcosa di un po' diverso. Quindi vi chiedo di guardare bene queste emoji. Insieme fanno riferimento a un film. Quale di preciso? A. Ritorno al futuro. B. Il curioso caso di Benjamin Button. C. Rush Hour. Fatemi assolutamente sapere nei commenti la vostra risposta e lascerò un cuore a tutti quelli che risponderanno giusto. Scriverò un commento in primo piano dove potrete rispondere così da non sbagliarci e continuiamo. Ma cosa abbiamo quindi alla fantasmagorica posizione numero 7? Ah giusto, il ponte di liane. Siete amanti della natura e vi piace Tarzan che si appende alle liane e agli alberi? Beh, allora questo ponte, anzi questi ponti, potranno fare al caso vostro. Si trovano nel villaggio di Nogriat in Meghalaya, meglio ancora in India. Se poi siete anche amanti della natura, il posto vi lascerà senza fiato. I membri di una tribù del posto chiamata Khasi hanno gestito tutto il faticosissimo lavoro per far crescere le liane e i rami degli alberi, che avrebbero formato questa cosa magistrale. Sul serio bisogna andarci per capire quanto sia davvero incredibile. Ovviamente se non siete amanti degli insetti e degli animali vi consiglio di evitare. Di insetti ce ne sono e come, e senza qualcuno guidarvi rischiate di smarrirvi da qualche parte. E quindi siamo giunti alla numero 6, quasi a metà della classifica, per vedere qualcosa di assurdo. Questo qualcosa si chiama Ponte di Corde di Carrick a Red.
È una delle attrazioni principali del posto in cui si trova, cioè Irlanda del Nord, situato nell'omonimo tratto di costa vicino al villaggio di Ballintoy, nella contea di Antrim. È un ponte sospeso in corda che collega un isolotto dove moltissimi pescatori si dilettavano. All'inizio la traversata era aperta solo ai più coraggiosi, ma con il tempo era diventato un ponte quasi necessario. Visto che il turismo e i pescatori vogliosi di una sfida facevano a botte per arrivarci, a volte rischiando pure grosso. Perché ai tempi della costruzione non era sicurissimo questo ponte. Si decise quindi di metterlo a posto e ora, come detto prima, è una delle attrazioni più richieste. Moltissimi soldi sono stati spesi per renderlo resistente come si deve, eppure alcuni dicono sia ancora abbastanza instabile e possa far battere il cuore attraversandolo. Ogni anno più di 200.000 turisti provano questa adrenalina. E finalmente la tanto attesa metà della classifica. Troviamo il ponte Ouela, uno dei più misteriosi oltre che pericolosi, situato in Messico. La costruzione del ponte sospeso sopra un canyon molto profondo è iniziato nel 1898 e consentiva ai minatori del posto di alzarsi la mattina e andare a lavoro direttamente. Da lì venivano estratti minerali preziosi e rocce di ogni genere, compreso l'oro. È stato costruito con le migliori tecnologie, ma con il tempo i minerali hanno cominciato a scarseggiare e quindi il posto è stato abbandonato più avanti, senza nessuno che se ne prendesse cura. In questi periodi è utilizzato dagli amanti degli sport estremi, dai jogger e gli anziani in pensione che vogliono ammirare la natura, che in effetti è un bel vedere. Pensate che lo attraversano anche in bici. È anche famosissimo tra i fotografi che spesso e volentieri si svegliano la mattina per scattare momenti indimenticabili del canyon. Ci avviciniamo sempre più alla fine con il ponte numero 4, cioè Ponte della Scimmia. Monkey Bridge per gli amici. Anzi, in realtà ce n'è più di uno nella zona chiamata Mekong Delta in Vietnam. Sempre lì fanno quelli più strani e pericolosi. Sono stati costruiti con delle canne di bambù e dei tronchi provenienti dalle piante di cocco. La sicurezza non è tantissima, quindi se volete affrontare questa sfida cercate di allenarvi a mantenere l'equilibrio prima. All'inizio alcuni pensavano fossero stati costruiti per le scimmie, visto che erano davvero stretti, ma poi in realtà furono solo gli esseri umani ad attraversarli. Molti turisti ogni anno vogliono affrontare questa sfida. Le guide chiedono sempre di indossare indumenti confortevoli e che premano bene contro il legno. E ovviamente, nonostante dicano sia pericoloso, in pochi ascoltano. È ciò che rende la cosa ancora più adrenalinica dopo tutto. Alla numero 3 ecco il Leng Kawi Sky Bridge. Un ponte pedonale curvo lungo 125 metri situato in Malesia e completato nel 2005. Si trova a 660 metri dal livello del mare, sulla punta di una montagna, e quindi avrete già capito il perché sia tanto pericoloso e strano. È lungo soli 125 metri, ma basta a mettere in ansia il più impavido degli alpinisti. La vista da lì però è davvero spettacolare. Il problema è che richiede continue manutenzioni. L'ultima è iniziata nel 2012 ed è durata ben 3 anni, anni in cui era rimasto chiuso. Nel 2015 è stato riaperto, ma solo parzialmente, consentendo le visite in determinati orari. Ma finalmente la numero 2 ci mostra l'epicità umana in tutto il suo splendore. Eccovi il ponte del mietitore. Il famosissimo Golden Gate Bridge si trova a San Francisco. Mette in comunicazione l'Oceano Pacifico con la baia della città. Ha una lunghezza di circa 2730 metri e a metà possiamo trovare una bellissima statua meccanica di un gigantesco mietitore. Fantastico, vero? Io non mi azzarderei mai ad attraversarlo sapendo che si trova lì. Si sa mai che porti sfiga. E per fortuna è solo un fake. Anzi, è un elaborato video creato da un utente di Instagram chiamato Justin LeDuc. Non so di preciso che programma abbia usato, però è riuscito a conquistare internet facendo credere a tantissimi fosse tutto vero. Cioè, guardate la qualità del video, è davvero assurda. Non voglio immaginare il lavoro immenso dietro per quei pochi secondi. Potrebbe uscirci un bel gioco, addirittura un film. Finalmente alla fatidica posizione numero 1. Ciò che il mondo aspettava di vedere, ciò che io aspettavo di dire da un bel po' di tempo, il ponte più pericoloso finora è quello di Hussein in Pakistan. Che poi questo nome viene usato da tantissimi nei paesi asiatici, ma non è questo il punto. È il posto preferito di tantissimi coraggiosi, con un'affluenza minore rispetto agli altri ponti, perché questo è davvero troppo pericoloso. E ve lo sconsiglio se siete deboli di cuore, i venti sono fortissimi in molti momenti dell'anno e il ponte in sé sembra fatto da Bear Grylls, con oggetti di fortuna per sopravvivere. È situato vicino al villaggio con lo stesso nome e i cittadini dicono molte persone abbiano perso la vita per cercare di attraversarlo.
E con questo concludiamo. La risposta al quiz era Ritorno al futuro. I veri appassionati lo avranno capito subito. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.